Ma la situazione è, noi abbiamo ragione di credere che bisognerà stringere i denti ancora un po', ma la situazione è in evoluzione perché c'è stato lo sblocco, mi pare, no? Voi l'abbiate detto, voi il Sette Presidente, milioni di questa anticipazione di 2 milioni per gli AFAM in situazioni critiche, tra cui il nostro Bricciardi, spetterà una quota parte. Il sindaco nei giorni scorsi ha inviato un quesito tecnico-giuridico al Ministero, al MIUR e a cascata agli altri due ministeri e vari interessati, un quesito che verte soprattutto su una soluzione sostanzialmente strutturale che possa risolvere questo maledetto, inedito, purtroppo abbiamo anche questo primato, unico in Italia, di un istituto con un debito pregresso più o meno significativo e di un comune che deve, secondo il decreto di febbraio, andare a coprire momentaneamente il debito dell'istituto stesso con un comune in dissesto conclamato, cioè noi siamo ancora in bancarotta tecnica. Quindi la coperta, se inesistente, è comunque è cortissima. Quindi noi stiamo aspettando queste risposte. Il sindaco in questo le sta incontrando gente, ci ho parlato prima di venire qui. Domani ha un appuntamento telefonico ennesimo, ma speriamo in qualche maniera confortante, perché ce ne sono i presupposti, con il capo di gabinetto del ministro Bussetti. E quindi siamo qui, come dire, a fare nei tempi e nei modi possibili, perché non siamo padroni del mondo e della macchina. Purtroppo ci sono lentezze ministeriali, è vero, a fare la nostra parte per quanto possibile. Il comune, seppur piccole cose, in dodicesimi puntualmente ogni 15 del mese versa la propria quota, avendo anticipato dalla fine del mese. Non sono qui a parlare e me ne guardo bene a nome della regione, fate le stesse domande legittimamente ai rappresentanti della regione se hanno il Sono cuore. state fatte dal No, prefetto. sì, ma al di là dei passaggi formali, noi siamo qui, cara Letizia. E non è cosa da poco a prenderci tonnellate di legittime paraculate.